Mott aveva controllato tutti i cottage di Stucky. Non c'era traccia degli Wake. Era buio quando trovò la loro macchina parcheggiata in fondo alla strada di Cauldron Lake. Era assurdo. Dovevano aver sbagliato strada, ma non c'era traccia di loro e l'auto era lì da ore ormai. Frustrato, Mott ristette sulle rovine della passerella che un tempo portava ad Divers Isle, prima che venisse inghiottita dalle acque anni addietro. Il capo non sarebbe stato felice.
Si vedeva Cauldron Lake. Pensai di riuscire a individuare l'isola e il cottage. C'era una luce nelle vicinanze. Doveva trattarsi di una barca. C'ero quasi. Dovevo arrivarci in fretta. Temevo. Cercai di trattenere Alice, ma la sua figura svanì. Stavo perdendo il controllo. Al suo posto c'era il dottor Hartman. Volevo colpirlo, ma ero privo di forza nelle braccia. Sorrise. Era un sorriso rassicurante e lo odiai per questo. Ho dovuto darle un sedativo, stia calmo. Ha attraversato un altro brutto periodo. È importantissimo che mantenga la calma. Dobbiamo evitare un altro attacco. Ora è un paziente della mia clinica e lo è ormai da tempo. Ciò che avrei trovato. Wake! Sei tu? Wake! Ehi, sono qui! Arrivo! No, indietro! Scusa, ti prego, il capo non sapeva con chi aveva a che fare. Non lo sapevo, giuro, non sapevo nulla! Non abbiamo sua moglie. Non sappiamo dove si trovi. Forse è affogata. L'abbiamo detto solo perché facesse il nostro gioco, capisci? Perché scrivesse per noi! Ti prego! Ti prego! Negli episodi precedenti, sono ricercato dalla legge. Sceriffo, Wake è in fuga, lo sto inseguendo. Un momento, mi sta dicendo che lo scrittore ha messo fuori gioco i miei agenti? Un thriller che io avrei scritto si sta avverando. Il genere della storia sta cambiando. Sta diventando un testo dell'orrore. Mi dissero che Alice era stata rapita, ma era una menzogna. Non abbiamo sua moglie. Non sappiamo dove si trovi. Il suo presunto rapitore era stato divorato dalla presenza oscura prima che attaccasse me. Ho dovuto darle un sedativo. Stia calmo. Ha attraversato un altro brutto periodo. Cosa? In questo momento è molto importante che mantenga la calma. Dobbiamo evitare un altro attacco. Lei è un paziente della mia clinica e lo è da tempo. Lo shock per la morte di sua moglie le ha causato un disturbo mentale. No, sta mentendo. Lei presenta vari sintomi di schizofrenia indifferenziata. Bastardo. Tranquillo, Alan. Ucciderò. Va tutto bene.
Ero intontito. Qualunque cosa mi avesse dato Hartman mi aveva stordito. Avevo la sensazione che tutto stesse succedendo a qualcun altro, a un personaggio della TV. Non riuscivo a pensare, a concentrarmi. C'erano solo fogli in bianco, niente pagine del manoscritto. La porta era chiusa. Ero intrappolato. Buonasera, Alan. Si sente meglio adesso? Si è calmato? Sì, vedo che si è portato dietro il suo gorilla, quindi sì, sono calmo. Messaggio recepito, forte e chiaro. Benissimo, è questo lo spirito giusto. Lei è molto coraggioso, Alan. Capisco che sia confuso. Sarei più preoccupato se non sospettasse di me. Non gliene faccio una colpa. Gentilissimo. Perché non viene con me? Conoscerà meglio la mia clinica e analizzeremo insieme ciò che potrebbe aver dimenticato. Una passeggiata e un po' d'aria fresca, ok? Le faranno bene. Questo corridoio è per i pazienti. Al momento mancano quasi tutti. Jack li ha portati a pescare. Tutti tranne quelli più fragili, naturalmente. Qui, nella residenza Cauldron Lake, incoraggiamo la creatività come strumento di recupero. Sono un esperto nel curare gli artisti. Ne sono sicuro. Splendido, Alan. Credo che riusciremo a riportare tutto sotto controllo, se collaboreremo. Di qua, Alan. Dunque, Alan, dalla mia esperienza passata con lei, dopo un attacco so che devo arrivare subito al nocciolo della questione. Quindi glielo dirò senza mezzi termini. Alice è morta. No. Finché non lo accetterà, si troverà in uno stato di estrema vulnerabilità. Alice è affogata. E lei non se ne fa una ragione. Soffre di allucinazioni, deliri paranoici, pensieri distorti ed è ossessionato dalla luce e dal buio. Si sente come se tutto orbitasse attorno a lei, ai suoi pensieri, ai suoi sogni. La sua mente ha costruito un complesso scenario fantastico nel quale i suoi scritti influiscono sulla realtà. Alice è stata rapita e le forze soprannaturali delle tenebre le impediscono di salvarla. Da questa parte, Alan. Non ero pronto per un'altra iniezione, quindi recitai la parte. Stava mentendo. Ma sotto l'effetto della sostanza che mi aveva dato, dovevo sforzarmi di non credergli. È tutto nella sua mente. Si è inventato tutto. A parte il tragico incidente di sua moglie, non è morto nessuno. I suoi deliri sono soltanto manifestazioni del suo subconscio, che cerca di proteggerla da una verità troppo dolorosa. Se non la combattiamo, la sua fantasia tornerà. So che ha l'istinto di opporre resistenza, ma ci pensi. Quello che le dico non ha molto più senso dell'assurdo complotto soprannaturale che ha ideato la sua mente? Lei è uno scettico per natura, Alan, lo sappiamo. Tutto si può spiegare con la logica. Ah. Questa vista non mi stanca mai. È suggestiva, vero? Cauldron Lake si stendeva sotto di noi. Potevo vedere Mirror Peak sull'altra sponda del lago. Mi sembrava di riconoscere il punto in cui si trovava Divers Isle quando eravamo arrivati. Ora c'erano solo onde. Sembra che stia arrivando un temporale. Strano. Non mi pare di averlo letto nel bollettino meteorologico. Beh, non importa. Di qui, mi segua. Alan, le sto dando una buona notizia. Ora abbiamo tutto sotto controllo. Ogni volta che ha una ricaduta diventa sempre più difficile risalire dagli abissi dell'immaginazione. La cosa non mi sorprende, considerando la sua professione. Immaginare il suo mestiere. Dopo tutti i suoi incubi, questo dovrebbe essere un enorme sollievo.
E se non lo è, perché? Perché io sto mentendo? O perché lei non vuole ammettere di non stare bene? È naturale che mi consideri suo nemico. Fa parte della patologia. Lo lasciai parlare. Dopotutto, Hartman io amava di certo la propria voce. Le sue parole echeggiavano nella mia mente. Ma da solo per restare lucido, affondai le unghie nei palmi delle mani. Deve collaborare. Una volta che l'avrà accettato, comincerà il suo viaggio verso la guarigione. Mi segua. Entriamo. Questo è l'accesso all'ala degli uffici. È riservato al personale. Rimase colpito dai miei trofei quando venne qui la prima volta. Adoro la caccia. La bellezza dei paesaggi, l'uomo contro la natura, è meraviglioso. Sì, davvero meraviglioso. Paura, paura, paura. Emerson. Sono il peggiore degli incubi, amico. Dovresti avere paura di me. Non è bello incontrarmi di notte. Poco ma sicuro. Per favore, Emerson. Il signor Wake è già abbastanza confuso. Sì, ti piacerebbe che me ne andassi, così non avresti più paura. Ma non puoi decidere che incubi fare e quando. Emerson. Ok, ok. Scusi, scusi, scusi. Quello era Emerson. Stiamo facendo dei progressi con lui, fortunatamente. Lavora sui videogiochi. Comitata! È tutta spazzatura, ovviamente, ma richiedono un seppur minimo sforzo creativo, cosa che lo rende ricettivo ai miei metodi terapeutici. Sul serio? Dunque, avrà notato la macchina da scrivere nella sua stanza. La scrittura è parte della terapia. Non appena se la sente, dovrebbe continuare. I reumatismi mi stanno uccidendo. Sta arrivando un temporale! E che temporale? Spero che spazzi via questo posto dalla faccia della terra. E questi due sono i fratelli Anderson, Odin e Thor. Facevano parte di, come dire, un gruppo heavy metal negli anni 70 e 80. Si chiamavano All Gods of Asgard. Si erano addirittura cambiati il nome per completare la loro immagine di divinità vichinghe. Dopo la rottura della band si sono trasferiti in una fattoria qui vicino. Si trovano in uno stadio avanzato di demenza. Ci prendiamo molta cura di loro, con molto affetto e attenzione. Ormai non c'è nient'altro da fare. Temo che la vita da rockstar li abbia segnati in modo indelebile. Oh, così non va. Scusi se interrompo in fretta questa visita, Alan. La corrente fa un po' le bizze. È meglio che vada a controllare. Continueremo fra poco. Nel frattempo, non appena se la sente, ritorni nella sua stanza e cerchi di scrivere. Lo dico per il suo bene. Non è d'accordo? Vorrei sfondargli la testa con un martello. Oh, gli piacerebbe tanto conoscere i nostri segreti, ma non sa niente! Non è abbastanza pazzo! Non pazzo come noi, amico! Sì! La pazzia è indispensabile, amico! Chi altri potrebbe comprendere il mondo quando è così? Ci vuole un folle per comprendere la follia! È la cosa più logica che abbia mai sentito. Zane! Lo sei a posto, Tom? Sì, ci piace, vero fratello? Deve venire alla fattoria. La fattoria degli Anderson! Va! Lalla! Abbiamo scritto tutto prima di dimenticarci. Un corso intensivo. Tutto quello che serve per schiarirti le idee. Devi trovare il messaggio. Tieni, figliuolo, questo è per te. Mi ha causato un'allergia, ma l'ho tenuto al sicuro da quei bastardi. Le idee cominciavano a schiarirsi.
Zane sentiva le poesie prendere vita, dare forma alle cose. Mentre sperimentava, riusciva quasi a sentire il potere fuoriuscire dai tasti della macchina da scrivere. Questo lo rendeva euforico, ma lo intimoriva. Non fosse stato per il suo giovane assistente, Emil avrebbe smesso. Ma Emil aveva saputo persuaderlo. Anche lui se la cavava con le parole. Secondo Hartman, stavo sprofondando di nuovo nella fantasia. Ero convinto mi stesse mentendo, su tutto. Pazzi o no, gli Anderson sembravano più attendibili. Sono un incubo e non sì, puoi svegliarti. Per fortuna non si è arrabbiato troppo. È lui il capo. Forse mi servirà una mano, Birch. I temporali fanno innervosire chi sei. Lo sai come diventano. Ok, il dottore mi ha chiesto di sorvegliare Wade. Hartman aveva accennato a problemi con l'elettricità. Forse questo spiegava il generatore e la lampada sul balcone. Il generatore non era stato avviato e mancava la chiave. Sono nel cottage ormai da giorni, ma fuori è sempre buio. La mia editrice è reale, l'ho rivista. Non è umana, è una cosa. È una presenza oscura come se mi piace di una vecchia. È coperta di ombre che la picchiano. Nel petto ha un furo al posto del cuore. Credo di aver commesso un grave errore. Non credo di star salvando Alice. La creatura mi ha mentito. Mi ha usato per scrivere ciò che vuole e ogni cosa si avvererà. Ehi, Wake. Perché non fa felice il dottor Hartman e prova a scrivere qualcosa? Il bagliore del foglio bianco di fronte a me era accecante. Le mie mani iniziarono a tremare senza controllo. Ehi, Wake, lei resti qui. Vado a vedere che succede. Continui a fare quello che stava facendo. Faccia il bravo, ok? Ignoravo la ragione di tutto quel caos, ma poteva essere la mia unica opportunità di fuga.